Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale. Allora, come alcuni di voi sapranno, mi sono fatta una promessa e sto cercando di non comprare trucchi fino al 21, mi sembra, 22 febbraio, non lo so, quando finisce il Festival di Sanremo. Allora, mi sono fatta questa promessa perché lo sapete, ho guardato nella mia roba dei trucchi e ho veramente troppi trucchi e quindi ho dovuto un attimo fermarmi. Soltanto che ragazze, io sto sclerando, perché vi spiego. Nei momenti di stress, della scuola oppure per altri motivi vari di stress, io o mangio, soltanto che ho iniziato da una settimana una specie di dieta, non che ne abbia così tanto bisogno, ecco, però ho preso 2 chili, no, più o meno, e quindi vorrei un attimo perderli. Poi vabbè, se non li perdo fa lo stesso, cioè non è che mi interessi molto, però boh, sto cercando un attimo di mangiare un po' più sano del solito, visto che io vado avanti di cinese, di cibo cinese e McDonald's, e non mi fa molto bene. Ok, quindi io o mangio, però sto cercando di trattenermi, oppure compro trucchi, soltanto che mi sono fatta la promessa di non comprarli fino a metà febbraio più o meno. Quindi vi giuro che sono un bel po' in crisi. No, vabbè, sto scherzando. Però, cioè, le mie 2 valvole di sfogo non posso utilizzarle, quindi mi sto mettendo lì ogni giorno a guardarmi film su film per sopperire la mia voglia di trucchi, voglia di comprare trucchi e di mangiare. Ecco, soltanto ad una condizione avevo fatto questa cosa dei trucchi, a condizione che se fossero uscite delle collezioni Essence, quelle le avrei comprate. Onestamente per questo fatto non mi ero nemmeno andata molto a cercare. Di solito quando uscivano le collezioni, tipo tratassavo quelle dell'OVS, ogni giorno è arrivata, è arrivata, è arrivata, è arrivata, perché puntualmente se vai mezza giornata dopo, già finito tutto. Quindi io andavo sempre appena la stavano mettendo. Questa volta non mi sono nemmeno molto informata e ho scoperto solo adesso che è uscita la Crystallized e la Legend of the Sky. Casualmente sono andata in un OVS, ho visto che c'era uno stand, che era quello delle Legend of the Sky, in cui all'interno c'erano anche dei prodotti della Crystallized, e ho preso quello che rimaneva, c'era veramente poco. Vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso... mi sembrava incredibile aver comprato dei trucchi dopo del tempo, vi giuro. Ok, questa qui è la matita della Legend of the Sky, questa qui è la 01 Biplane Flight ed è da una parte è tipo matitone ad ombretto e dall'altra parte è invece una matita tipo le long lasting, ecco. Allora, io mi sono detto che okay, questa parte non la uso perché la grigia quando mai la uso, stamattina l'ho usata, fa un effetto bellissimo, adesso non vedete perché c'è tutto buio, però davvero sopra l'occhio fa un effetto molto luminoso, dentro fa un effetto davvero molto carino e questo credo che lo possiate ancora trovare perché tipo nel mio stand ce n'erano ancora 5-6 di questi, stranamente, di questi grigi, quello marrone non c'era più. Quindi mi piace davvero tanto, poi sto entrando in strafissa per gli ombretti cremosi, infatti adesso appena esco da questa fase di non posso comprare trucchi, farò disastro perché tipo andrò alla Essence, alla Catrice e mi comprerò tutti gli ombretti cremosi che posso. Ed è questo colore argentato, molto molto carino. Sono veramente contenta di questo acquisto e non pensavo di essere così felice. Oltretutto è anche molto sfumabile. No, mi piace molto questo coso. Infatti credo che perché io adesso vado a Sanremo, no? Tempo permettendo, perché qui sta nevicando, adesso non più, però ha nevicato veramente tanto qui a Torino e se nevica di nuovo non posso andare perché per andare a Sanremo devo fare un tratto appenninico che la neve straborda sempre. Un anno mi è capitato di andare a Sanremo con la neve e mai più perché ci abbiamo messo tipo 7 ore per andare a Sanremo quando di solito ci mettiamo 2 ore e mezza.
Quindi spero vivamente che il tempo tenga perché sapete, no, forse non lo sapete voi, però io andare a Sanremo veramente ci tengo tantissimo, ci tengo veramente, veramente tanto perché mi piace davvero tantissimo. Poi ho in mente, ditemi se vi fa piacere, di fare tipo dei video diari di Sanremo, magari vi faccio vedere anche le persone famose che incontro per strada, non lo so, fatemi sapere se vi può interessare una cosa del genere, però anche se mi dite di no, credo di farlo. Quindi credo, vabbè, però fatemi sapere, dai, che magari se proprio fa schifo come idea, non la faccio. Poi, ecco, faccio un discorso e poi non arrivo alla conclusione. Dicevo, visto che sono a Sanremo e lì c'è l'OVS o la Coin, non mi ricordo, dove tiene sia Essence che Catrice, credo che comprerò un po' di cose perché qui la Catrice non la trovo molto facilmente a Torino. Cioè, so dov'è, però un po' distante da me, onestamente mi interessa più la Essence che la Catrice. Non so perché della Catrice non riesco mai a comprare niente perché c'è troppa roba in quello stand e sono indecisa, quindi non compro mai niente. Allora, della Crystallized poi c'è questo qua che è un ombretto in crema. Questo qui è il numero 04, Ice Age Reloaded. Non so se dice così. Ok, ed è un color marroncino del genere che rende in questo modo. Però, quando lo spalmo, si annulla. Completamente. Rimane soltanto un'iridescenza, infatti lo sto usando in questi giorni da illuminante qui e fa veramente un bell'effetto sotto l'arcata sopraccigliare e leggermente qui, ma qui veramente poco, se no se no mi scambiano per un palo della luce. No, no, comunque è veramente un effetto molto molto soft, quindi si può usare tranquillamente. E poi una cosa di cui sono molto felice di aver trovato, di cui sono una cosa che sono molto felice di aver trovato è questa palettina della Legend of the Sky. Allora, questa palettina è fantastica per il packaging perché è di latta. Non lo so perché mi piace così tanto, perché è molto essenziale, ma mi piace davvero tanto. Questa qui è la 01 From Zero to Hero. Tanto non vedrete niente. Ok. Avete visto? Comunque, questa qui è una palette veramente molto molto carina. Eccola qui. Allora, c'è questo pennellino scrausetto, che però devo dire che non è così malaccio. Cioè, io per carità non lo uso, però non è per niente. Cioè, ho tutti i miei pennelli, figuriamoci se uso questo. Però non è veramente malaccio, è molto morbido. E poi c'è la spugnettina, un po' inutilina. Ok, ci sono dei colori molto belli. Io essenzialmente, principalmente, l'ho preso per questo colore che è rosso proprio. Voi non sapete per quanto ho cercato il color rosso come ombretto. Eccolo qui. Vedete? È proprio rosso. E l'ho cercato per tanto tempo. Non so come potrò metterlo questo rosso sugli occhi perché ammetto che è difficile mettere un rosso sugli occhi. Poi ci sono colori qua molto chiari, diciamo, questi qua sono abbastanza chiari, c'è questo arancione che è altrettanto bello, magari da abbinare al rosso. Eccolo qui. Poi è veramente scrivente, cioè faccio così e lascia colore. Non sono troppo farinosi, ecco. Sono secondo me farinosi il giusto. Cioè non so come dire. Sono soffici, non sono farinosi, ecco. Ok, poi c'è un bianco molto carino, vediamo, cioè molto carino, è bianco e non è che. Eccolo qui, non vedete. E poi la cosa che mi è piaciuta è che ci sono tutta questa serie di taupe che mi piace molto, c'è un marrone molto scuro, poi c'è un verde, questo qui non scrive molto, eccoli qua. E poi quello, il mio preferito, è questo qui, che assomiglia veramente tanto al satin taupe di MAC. Questo qui assomiglia molto al satin taupe. E questo? Aspetta, eh. Sì. Assomiglia davvero. E poi c'è un color grigio normale, mi sto inzuppando le mani. E niente. Questo è il mio piccolo
piccolo haul. Adesso vi saluto e faccio un altro video. Ciao.